Bentrovati a questo nuovo appuntamento. Il Natale è alle porte, le vie sono tutte belle illuminate, i negozi per fortuna sono tutti aperti. Se state ancora cercando un dono per Natale, vi consiglio naturalmente un libro. Siamo in una libreria allora. E ci sono libri per tutte le fasce di età, di tutti i generi, per tutti i gusti. Ma vorrei iniziare con i libri per bambini, perché penso che in questo periodo i bambini abbiano bisogno di vivere giorni di serenità, di armonia, di pace. Quindi gli eventi che stiamo vivendo, che sono difficili, potrebbero essere un'opportunità per far comprendere loro il significato profondo del Natale. Quindi raccontiamo ai nostri bambini la storia del Natale. Ci sono tanti, tanti libri per tutti i gusti. E anche per capire che è una cosa molto bella e importante quella che stiamo vivendo. Cioè di un Dio che si fa bambino come loro, che si fa uno di noi, per farci capire e per insegnarci che la vita è bella, deve essere felice, deve essere serena, nonostante le difficoltà. Allora, passiamo al settore dei bambini. Qui ci sono dei libri per i bambini dai 3 ai 4 anni, quindi hanno bisogno non solo di leggere, di ascoltare, anzi leggere no, ma di ascoltare, hanno bisogno anche di attivare la loro curiosità. E questi sono libri gioco che però raccontano la storia del Natale. Sono cartonati, per cui si possono benissimo dare in mano. Sono per bambini dai 3 ai 4 anni. Questo ad esempio invita a cercare questi oggetti nella illustrazione che è qui vicino. Ad esempio, dove si trova la lucertola? E il bambino è invitato a cercare dove si trova la lucertola. E intanto si racconta la storia di Gesù. Poi, dov'è il cespuglio? Dov'è la ruota? Ecco, il bambino è invitato a cercarla. Eccola qui. E così via. Quindi si racconta la storia di Gesù, la nascita di Gesù, attraverso un gioco. Ancora, sempre nello stesso genere, abbiamo Un magico Natale con tante calamite. Queste ci sono delle pagine calamitate e il bambino, sempre dai 3, 4, 5 anni, può mettere le calamite, che sono le statuine del presepio, in queste pagine calamitate e costruire il suo presepio. E ogni giorno lo può ribaltare e farlo come vuole. Sempre per i più piccolini, vedete che le pagine sono cartonate, abbiamo questi qui, Nasce Gesù. Vi faccio vedere soprattutto le illustrazioni, che sono proprio molto, molto belle, simpatiche. Sono anche scritte con i caratteri maiuscoli, in modo che il bambino, se ha iniziato a leggere o a scrivere, può leggersi la storia per conto suo. E faccio vedere che sono bellissime le illustrazioni. Questi per bambini dai 3, 4 anni, quei 5. Passiamo ai più grandicelli. Ci sono i libri illustrati, perché le illustrazioni sono il punto forte dei libri per bambini. Ecco, e intanto si può leggere o ascoltare la storia di Gesù. Le illustrazioni, come vedete, sono molto belle. E di questo genere, diciamo di libri dai 7, 8, 9 anni, ce ne sono proprio di tutti i gusti, per cui vi invitiamo a venire a visitarci, a visitare la nostra libreria. Si sta concludendo anche il centenario della nascita di Gianni Rodari, questo famoso educatore, e non vi posso non presentare le più belle storie di Natale di Gianni Rodari per la Feltrinelli.